Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere finalmente qui con noi. Ci rivediamo anche in questo 2021 che spero ci regalerà tante emozioni. Scusate, non vi volevo anticipare nulla. Oggi di cosa parleremo? Di Book Creator, questa novità che vi presentiamo con un sacco di emozione perché ci piace, perché è un po' rappresentativa del modo in cui vogliamo vivere questo 2021. Ci sembra che sia un anno che racchiude una storia ancora da scrivere, che speriamo sia ricca di speranza e vogliamo farlo insieme a voi, sfruttando un po' quello che abbiamo imparato nei mesi passati, quindi facendo nostre un po' le competenze, digitali che abbiamo dovuto volenti o nolenti apprendere e quindi dire, ok, queste competenze digitali come possono aiutarci a scrivere una storia che abbia un senso e che ci aiuti a proiettarci anche oltre questo momento così, particolare. Ecco, uno degli strumenti che abbiamo individuato è proprio Book Creator, che vi presenteremo oggi. Grazie a un pomeriggio tutto in rosa e per chi mi conosce sa quanto la cosa mi può riempire d'orgoglio. Saranno infatti i nostri ospiti, Siobhan Duckworth, proprio del team inglese di Book Creator, che ci racconterà il prodotto, un po' come è nato, come si presenta, insomma, come rende possibile creare delle storie, ma non solo, perché è uno strumento di editing, possiamo dire, vero e proprio di documenti di testo che arricchiti di altre risorse, quindi può essere uno strumento utilizzabile anche in vari livelli scolastici per fare delle relazioni, per fare delle tesine e così via, un po' impreziosite, un po' più ricche, un pochino più interessanti anche da sfogliare. E poi vogliamo calare questo strumento straordinario che ci ha fatto innamorare qui in Campus Tour, davvero nella realtà quotidiana. Lo faremo con due insegnanti uniche. Molti di voi probabilmente già le conoscono perché bazzicano molto anche in giro per l'Italia nel corso dei vari eventi, delle fiere, dei corsi di formazione e che soprattutto sono Book Creator Ambassador e conoscono lo strumento, lo utilizzano già con i loro studenti. Da diverso tempo e quindi ci mostreranno un po' quello che fanno concretamente e come l'hanno inserito nella loro didattica anche a distanza. E sono appunto Giovanna Landi, che oltre ad essere un'insegnante referente per l'equipe territoriale formativa della Lombardia, e Adriana Cosentino, che oltre ad essere un'insegnante è anche lei referente per l'equipe territoriale formativa, però di un'altra regione, del Friuli Venezia Giulia, e che si conoscono e che anche per una certa passione nei confronti del coding, di cui forse poi ci parleranno. Vi ricordo, prima di passare appunto la parola alle nostre ospiti, trovate tutte le puntate precedenti, oltre che i prossimi appuntamenti a cui stiamo già lavorando per le prossime settimane, nella pagina dedicata che trovate nel blog Innovation for Education. Tutte le slide che andremo ad utilizzare, così come la registrazione dell'incontro che avverrà oggi, vi saranno inviate in una mail entro un paio di giorni. Gli attestati di partecipazione, inoltre, vi saranno inviati con una mail successiva, quella ci mette un pochino di più, diciamo un 3 giorni circa. Vi ricordo che Campus Tour Academy è ente certificato e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per la formazione degli insegnanti, quindi i nostri certificati riportano anche questa dicitura nel caso vi servisse per rendicontare, ad esempio, la vostra presenza al dirigente scolastico, a scuola, insomma. Sempre tra le risorse utili che vi segnalo ed è doveroso in questo momento perché ci sono dei bandi molto importanti in chiusura e da un periodo già concitato per altri motivi, vi ricordo appunto la sezione bandi e finanziamenti del nostro sito Campus Tour, dove trovate sempre tutte le informazioni utili sui finanziamenti in corso, sui bandi in corso, quindi vi manca qualche circolare, qualche documento, eccetera, andate. Quindi quando digitate www.campustour.it, in alto a destra vedete proprio la sezione bandi finanziamenti, cliccate lì dentro e vi si apre una sezione con tutti i vari pulsantoni, con i vari finanziamenti attivi al momento, anche quelli passati, se vi servono dei documenti, ad esempio, per rendicontare. L'abbiamo pensato proprio come un raccoglitore di 1000 informazioni, in modo che abbiate una pagina dove trovare tutto e pensiamo possa essere utile. Sempre sul sito Campus Tour trovate ovviamente
i prodotti book creator di cui andremo a parlare adesso. Mentre per gli approfondimenti, diciamo un pochino più di quindi è un sito principalmente dove trovate le informazioni per l'acquisto. Mentre per informazioni un pochino più di contenuto, per articoli, contenuti relativi a tutti a tutte le nostre soluzioni e soprattutto visto l'argomento di oggi, book creator, le trovate sul blog per i docenti e per le scuole Innovation for Education, quindi www.innovationforeducation.it. Per quanto riguarda i progetti personalizzati, ultima cosa, vi ricordo, soprattutto se avete progetti che sono in scadenza, che si devono chiudere in tempi brevi, vi consiglio, ecco, più che ricordarvi, vi consiglio di contattare i colleghi che seguono la vostra zona. Quindi individuate dove è la vostra scuola nella cartina, posizionatela, diciamo, un pochino nella cartina d'Italia e avete la mail del commerciale di riferimento e il suo numero di telefono. Contattateli, sono a vostra disposizione e sono felice di potervi supportare se avete bisogno, appunto, soprattutto in momenti concitati come in questo momento. Non vi preoccupate se le scuole sono chiuse, se ci sono zone rosse, zone arancione, zone giallo intenso, per la consegna del materiale, mi riferisco, e per l'installazione, perché molti dei materiali che si stanno acquistando in questo momento richiedono un'installazione, come ad esempio i monitor, perché i nostri centri di assistenza e i nostri installatori si trovano in tutto il territorio nazionale, quindi non abbiamo problemi territoriali. Ecco. Ultimissima informazione, prima di lasciare la parola alle nostre fantastiche oratrici, è il fatto di ricordarvi che Campus Tour Academy è formatore accreditato dal Ministero dell'Istruzione, per l'appunto, quindi trovate i nostri corsi su MEPA. Se non li trovate, scriveteci a formazione@campustour.it e ve li possiamo inserire. Li trovate sul nostro sito e soprattutto li possiamo inserire su Sofia, in modo che possiate scaricarvi i certificati poi eventualmente e tenerli raccolti, insomma, nella vostra sezione personale, in modo da avere tutta la vostra storia formativa adeguatamente documentata anche lì. Sempre per Campus Tour Academy abbiamo aperto una piattaforma di e-learning, quindi di formazione a distanza, rivolta principalmente alle scuole, che è appunto campustouracademy.it. A questo punto non mi resta finalmente che lasciare la parola a Siobhan, che parlerà in inglese, ma cercherò alla bella e meglio di tradurvela e di, insomma, rendere il suo prezioso contributo. Hi Siobhan, thanks for Hi, being with us. Lisa. Hello, everyone. Ciao. Siobhan adesso ci spiegherà che cos'è effettivamente Book Creator, di cosa stiamo parlando e ci farà una breve dimostrazione del modo in cui funziona. Okay, so my name is Siobhan. So we know that teachers have been working harder than ever right now. So Book Creator is a really fun, simple solution to get kids engaged and motivated to create their own digital books. Ok, allora innanzitutto inizia da una domanda, tutto inizia da una domanda, credo, quando si parla di scuola. Siobhan dice perché Book Creator? L'idea di questa soluzione nasce e si rafforza in un momento come questo, in cui sicuramente gli insegnanti in tutto il mondo, perché non è un problema solo italiano, stanno lavorando più che in qualsiasi altro momento e soprattutto hanno il problema di spesso non potersi trovare sempre nella stessa stanza con i loro studenti o comunque non poter andare a fianco a controllare cosa stanno facendo, eccetera, dover mantenere le distanze e così via. Quindi l'idea è quella di riuscire a trovare uno strumento che permetta di mantenere gli studenti ingaggiati, mantenere gli studenti coinvolti nella lezione anche in un momento strano come questo. So how do you get started? So I'll just quickly show you. We'll see your teacher dashboard. So we've got two plans, the free plan, which is one book and 40 libraries, or the teacher or school plan, which gives every teacher within your school subscription 1,000 books and unlimited libraries, which means you can get super creative with all your classes in different subjects as well. Ok, quando entrate, una volta entrati, insomma, si accede immediatamente alle proprie librerie, diciamo, alla propria libreria. These are my libraries, and you can also join other teachers' libraries in your dashboard. Our Discover tab at the top has loads of examples by grade or subject as well.
which gives you lots of inspiration on how to get started or for different subjects. And we have a Learn tab, which will help you through any support questions you may have. Okay, thank you. Allora, appunto, siamo partiti dalla nostra libreria, quindi abbiamo visto come si presenta in un modo anche, devo dire, molto accattivante, che ci ricorda un po' una versione più colorata di Google Classroom, in qualche modo abbastanza familiare per quello. Ma oltre a vedere la mia, posso anche seguire delle librerie messe a disposizione da altri, cioè le risorse che altri hanno deciso di condividere online, e cercare queste librerie, ad esempio filtrando per livello di scuola oppure per per maxi argomento praticamente, oppure per materia scolastica. E quindi lingua, appunto, che sia italiano o inglese, matematica, scienze e così via. Okay. So to get started, you create a library, and then you have all control over what your students can do. So this is my library. Ok, quando create, sorry Siobhan, just not to lose That's any point. All right. That's quando create una libreria, per iniziare, iniziate appunto creando una libreria. Avete visto, Siobhan ha cliccato qui dove c'è proprio scritto crea una nuova libreria, ci ha cliccato sopra, e a quel punto, nel momento in cui la vado a creare, posso andare anche a impostare tutta una serie di setting che mi dicono praticamente cosa potranno o non potranno fare i miei studenti, perché Book Creator funziona così, e questo ve lo anticipo un attimo: la licenza viene data al singolo docente, è il docente poi a condividere quella licenza, poter accogliere all'interno della sua licenza i suoi studenti, che però non hanno una licenza a parte, in qualche modo sono legati proprio al docente stesso, quindi il controllo è comunque tutto nelle mani del docente, pur dando grandissima libertà e grandissima voglia proprio di mettersi in gioco agli studenti, però da un punto di vista della protezione, del creare un ambiente sicuro, è ovviamente tutto in mano al docente. Okay, sorry. No problem. So you click on new book. There's six different book shapes here. I would always recommend a comic book because they give more features. But we do have templates coming out in the next few weeks, which we're really excited for. And I think it will be game changing for teachers to provide those options to use in your classrooms. Okay. Allora, a questo punto posso creare il mio primo libro, quindi clicco su crea nuovo libro, e ho già a disposizione 16 layout tra cui scegliere per partire, quindi 16 formati dentro i quali andarmi a muovere. Siobhan personalmente suggerisce di selezionare il formato fumetto, perché dice quello con più funzioni in assoluto, e quello con cui ci si diverte di più, anche se non devo per forza fare un fumetto, però in generale ci sono tanti altri formati a disposizione, e soprattutto dice ne stiamo implementando diversi che usciranno proprio tra poche settimane, quindi sarà arricchita di nuove possibilità questa sezione. Ok? Right. Yeah, so to get started, I'll just go back into this book and to pages. So it's always a blank canvas. The simplicity of Book Creator is that it's two buttons, one at the top to add things in. So we've got stickers, we can add in Google Images, Google Maps, anything from Google Drive. We can also embed things in. So we can embed YouTube videos, and we can embed in any PDFs as well. You can also add in any selfies from the camera or videos, pen, text or record. So once you've added something in, you just press the I button, which will basically personalize anything you've added in. Okay. Scusate, ma mi devo segnare le cose per ricordarmi di dirvele. Allora, quando appunto scelgo il mio layout, mi si apre di fatto una tavolozza bianca, una sorta proprio di tela bianca dentro cui posso andare ad agire. Uno delle cose che piace di più di Book Creator, soprattutto ai bambini ad esempio, che ne consente l'utilizzo anche da quando sono abbastanza giovani, è l'estrema facilità di utilizzo. Come vedete, questa è la pagina che vi compare davanti. Ho fondamentalmente solo due comandi.
Il primo è il più che vedete in alto a destra e come ci hanno insegnato a scuola alle elementari, dove c'è il più si aggiunge qualcosa. Il più serve per aggiungere risorse all'interno della mia tela bianca, quindi posso andare ad aggiungere immagini, testo, un selfie, una foto che ho fatto col mio cellulare, ad esempio, delle risorse che trovo online, la voce registrata appunto dei ragazzi. Insomma, o importare dei documenti che ho fatto in un altro formato che voglio portare all'interno del mio libro. E poi ho la I. Una volta inserite le varie risorse all'interno della mia pagina, posso cliccare sulla I per andare a personalizzare queste risorse e quindi farle mie. So I'm just going to do an About Me page quickly, show you a few resources. So again, I'll press the I button. We've got loads of different backgrounds here that you can add in. Different papers as well for different subjects. So with an About Me page, obviously with comics, so they're really bright and there's a lot to choose from with backgrounds. So that's the one I'll choose. So now I want to add in a title. So I can click on text and there's different titles here. I can either type it or we've got a function called speech to text. So for any children that might have difficulties in typing or younger children, I can simply type talk into the screen and it will come up. So this also is in 120 languages, including Italian. About me book, and that goes straight in. I'll just change so it's nice and bright. So again, I'm going to add in something else, go back to the plus button. I want to import an image straight from Google Images, so they are completely safe and built for commercial modification. So I'll put a dog because we've got a dog in summer. So this is going to go click straight in. And that just goes straight into my book, straight from Google Images. And you can add in different things as well, whether that's from your Google Drive or different files too. Allora, come avrete capito, Siobhan sta creando, ha detto, vi faccio vedere come si crea velocemente un documento, facciamo un documento che parli di me, quindi vi descrivo un po' chi sono, come faccio, eccetera. Allora, inizio dal background, quindi avete visto, ha cliccato sull'icona I, che è quella per la personalizzazione appunto del proprio file, quindi è andata a scegliere un po' di cose che sono già presenti, di opzioni tra cui scegliere che sono già presenti all'interno della piattaforma, quindi dei colori, degli effetti, eccetera eccetera. Dopodiché è andata a inserire del testo che poi sia digitare che diciamo dettare alla piattaforma per studenti molto giovani, ad esempio, che non sanno ancora non hanno ancora abilità di letto e scrittura totalmente sviluppate, o per studenti che hanno difficoltà magari un pochino più grandi che possono dettare ciò che vogliono scrivere, quindi è anche uno strumento facilitante in questo senso, poi magari lo vediamo più nel dettaglio. Oltre a questo, ha inserito un'immagine che ha cercato direttamente da Google, dalla ricerca di Google, ed è un'immagine già sicura, cioè quelle le immagini che i bambini trovano cercando ad esempio cane sono immagini già libere da restrizioni, che quindi possono essere prese liberamente e modificate a piacimento, insomma. E adesso sta arricchendo un po' la sua presentazione con un fumetto, appunto, e quindi con l'abbaiare del cane e con altri parti testuali. Okay, sorry. No problem. I was continuing anyway, just to see obviously the different features. So I've added in a title. There's loads of different fonts you can use as well. With that, I can also add in some recordings. So the recordings are really good for any teacher feedback if you want to talk to your students while you're remote learning. And also for students to talk to each other through their books as well. So it's a way to keep kids connected while they're remote learning. So this is the record button. My dog is called Rusty and she barks all day.
So that will go straight into the book as an audio recording, but like I said, teacher feedback or any way to engage with your peers in the classroom. Ok. Questa è una delle caratteristiche che avevamo citato prima, che è molto carina, che è il fatto di poter inserire dei commenti a voce sulla propria presentazione, che sta aiutando, dice, particolarmente in questi ultimi mesi, ha aiutato, tra virgolette, gli studenti sia a sentirsi vicini tra di loro, cioè non ci possiamo vedere tutti nella stessa stanza, pazienza, in qualche modo ci parliamo anche nel compito, non è un compito asettico tenuto lì, ma lasciamo i nostri commenti, sia a sentire in qualche modo vicina la presenza anche dell'insegnante, che ad esempio, alcuni insegnanti lasciano il loro commento sul lavoro degli studenti proprio attraverso questo strumento, quindi lasciando un commento audio, quindi più raccontato, un po' meno freddo, un po' meno asettico, appunto. So there's also the pen tool. So this is great for children drawing, especially for younger kids, but also for older kids. Auto draw is a fantastic feature which really helps children develop their artistic skills. So if I go here, I'm trying to draw apologize for the terrible drawing, but at the top you'll see it's trying to figure out what I'm drawing as well. So luckily they found out it was a bike, and you can also add in different colors as well. We've got some rainbows as well to keep going. So once that has been created, you can even add in emojis. So again, this is great for teacher feedback on books or anything that you've created as a class project or any different assignments to kids as feedback, or just to make sure, you know, how are you feeling today, just to keep them connected within this time. Ok, perfect. Come avete visto, un'altra delle cose, una funzione fighissima, scusate, che si può sfruttare, ma è proprio bella. Una delle aggiunte che si possono fare alle slide è la funzione penna, come avete visto, che è la parte un pochino più artistica di Book Creator. Si possono selezionare diversi tipi di punta della penna e poi lo studente può andare a disegnare con, appunto, vedete, Siobhan adesso ha selezionato un tipo di penna, appunto, differente rispetto a quella che stavo usando prima, un pochino più sfumata, un po' più simile ai colori a cera, ad esempio. Posso lasciare sia il disegno così, che il programma stesso cerca di interpretare quello che sta disegnando il bambino, in qualche modo dandogli anche quasi un feedback immediato su quello che sta facendo, quindi trasforma quello che magari è un disegno non perfetto, anzi imperfetto, in un disegno più quasi professionale, quindi dando immediatamente un senso di soddisfazione profondo al bambino, che può appunto andare a trasformare i suoi disegni a mano anche in qualcosa che dia immediatamente un'idea proprio di un documento bello, motivante, e a questo aggiungere anche altre risorse che ai ragazzi piacciono molto, come ad esempio le emoji, che possono essere utili anche in questo caso anche sul fronte insegnante, quindi per dare un feedback un pochino più informale. So there's lots more you can do with Book Creator, but obviously I'm conscious of time. The stickers that you can add in also for teacher feedback, there's different shapes you can use. You can add in a picture of yourself. And you can add in different selfies, you know, just to see different children interact, make sure, you know, show their room off at home if they're remote learning, or just how they're getting on today with a simple selfie at the side. Ok, come avete visto, appunto, ci sono ancora un sacco di cose che si potrebbero mostrare, ma appunto abbiamo entrambe voglia di lasciare la parola a Giovanna e ad Adriana, che ci mostreranno quello che hanno fatto loro concretamente. Siamo qui proprio con i popcorn in attesa dello spettacolo, però appunto, come avete visto, ci sono appunto tantissime altre caratteristiche. Si possono aggiungere degli adesivi già pronti, si può aggiungere un selfie che ci si scatta direttamente proprio dal device con cui ci si sta collegando, che sia un Chromebook o un PC portatile, ad esempio, e quindi inserire immediatamente, che ne so, come stai, inserire immediatamente nella presentazione quello che stai facendo in quel momento, e così via. Quindi un sacco di strumenti per personalizzare davvero i propri libri o le proprie presentazioni.
Perfect. So I'll just quickly show you after your book's been created, you can either before actually collaborate, you can open for collaboration with your students. So if you've got a specific project, you can turn on collaboration on that book. So kids in real time can edit that book together. So that's also a nice way for right now, even if children live 15 minutes in the car away, they can still make a book together online, which keeps them nice and connected during obviously any remote learning situations. Thank you. Questa è una caratteristica che penso poi citeranno nel corso della presentazione successiva, ma è davvero interessante perché è lo strumento di collaborazione, cioè uno specifico libro può essere condiviso e ci possono lavorare diversi studenti anche a distanza. Quindi posso creare una sorta di gruppetti in cui chiunque sia inserito all'interno di quel gruppetto può intervenire sul documento che si sta creando. You can also download your book as an EPUB or print it off and publish it online, as I mentioned earlier. When you publish it online, it creates a new link, which is completely secure. You can't search it, but when you give that out to people, they can read your book online. So as you can see, when it's read online, it turns the pages like an actual book. You can also share that straight into Google Classroom, Facebook, Twitter, or you can embed it on your school website and even print it off. Ok, allora quando avete realizzato un libro poi può essere stampato, può essere scaricato appunto o come un ebook oppure può essere condiviso online. Quando lo si condivide online praticamente viene pubblicato a tutti gli effetti e viene creato un link sicuro. Sicuro significa che non può essere cercato dai motori di ricerca, quindi una persona esterna non è che lo può trovare a caso, ma può essere visto dalle persone che hanno il link. Quindi con le qua alle quali mandate il link di questa risorsa, che poi può essere spogliata, come vedete, come un vero e proprio libro digitale online, può essere condiviso direttamente in Google Classroom, può essere condiviso in Facebook e in Twitter. Avete visto già quante sono le possibilità di questo strumento, adesso vediamole davvero in azione e vediamolo con due professioniste. Quindi passerei subito la parola a Giovanna Landi per vedere lei effettivamente cosa fa con questo book creator? Come lo usa? Vediamo se la Landi è in ascolto. Buongiorno, aspetta che ti attiviamo il microfono. Eccoci, fatto, fatto. Buongiorno a Buongiorno, tutti, sono grazie per emozionatissima essere anche con noi. perché è stata molto interessante anche l'interazione con Siobhan, per cui iniziamo subito a entrare un po' nel vivo, eh? Grazie Elisa di avermi Molto invitato. volentieri. Non potevo Ok. esimermi assolutamente vedendo le cose che fai. Quindi prego, ti lascio proprio tutto il palco. Ok, benissimo. Allora, mi confermate che vedete bene lo schermo? Magari lo Sì, metto in lo vediamo modalità. perfettamente. Perfetto. Ok, allora, quando Lisa mi ha chiesto di intervenire in questo webinar, mi sono posta un po' il problema su che cosa mostrare e sono partita un po' da quella che è stata un'esigenza mia di quando mi sono approcciata a questo fantastico strumento di cui davvero mi sono innamorata e quindi ho pensato di, al di là degli aspetti tecnici che ci ha egregiamente mostrato Sean e che sono comunque necessari e utili, ho pensato di fare una carrellata rispetto a quelli che possono essere gli usi per stimolare un po' la fantasia che è sempre molto ricca di noi insegnanti e aiutare un pochino anche coloro che si approcciano e che sono alle prime armi con questo strumento ad avere delle idee di uso interessanti e spero che siano interessanti da parte vostra. Ecco. Mi ha già presentato anche dicendo anche più di quel del necessario Lisa per cui
la mia prima slide, che è abbastanza inutile, però è un uso, l'ho mantenuta perché è un uso simpatico, è diciamo, un esempio di quello che potrebbe essere una presentazione di se stessi, in cui al di là dei vari titoli, di ciò che vuoi far emergere anche a livello professionale, puoi inserire in modo simpatico anche qualcosa che ti appartiene. Abbiamo visto Siobhan che ha inserito il cane perché è una delle sue passioni e quindi ho mantenuto. Ma veniamo ora a quello che può essere, che possono essere gli usi di Book Creator. Cosa vedremo nell'incontro? Vedremo innanzitutto sei macro categorie. Ho pensato di organizzarle, poi questo libro io lo pubblicherò e spero che possa essere fruibile anche all'interno della piattaforma che vedremo poi accessibile agli insegnanti come risorsa utile per orientarsi anche per noi docenti italiani che insomma bazzichiamo sì e no con la lingua inglese, quindi magari alcuni avere la disponibilità di alcuni strumenti in italiano può essere interessante. Quindi A questo nell'indice proposito, Giovanna, se vuoi, puoi darci il link, lo condividiamo quando mandiamo le assolutamente. slide, condividiamo il link, così se ce lo vuoi dare, così lo ricevono tutti. Volentieri, volentieri. Allora, comunque io ho già parlato anche rispetto agli organizzatori della piattaforma e mi hanno detto che verrà pubblicato all'interno di delle risorse che sono fruibili online, però sicuramente è più comodo anche avere il link diretto. E in ogni caso, vedremo come Book Creator si presta ad essere utile per organizzare la scuola, per presentare contenuti didattici, per documentare, per collaborare, per costruire compiti autentici e sfidanti e vedremo che può essere un utile strumento inclusivo per aggregare e aiutare in termini di accessibilità i bambini anche con particolari difficoltà. Iniziamo con l'organizzare la scuola e ho voluto iniziare da questo proprio perché più che in altri periodi storici la scuola oggi si è trovata ad interrogarsi sul come trasmettere alcuni contenuti tramite il digitale proprio a causa di queste restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. E come in tantissime situazioni in DAD, gli insegnanti hanno dovuto risolvere il problema del comportamento durante le lezioni online. E allora un'idea che mi è scaturita è quella di presentare le regole per gli studenti tramite un comodo libretto, un comodo ebook. Scusate, tolgo la barra qui. Ecco, le regole della netiquette in DAD, in cui, capite, ho presentato le regole in un modo molto più immersivo, molto più motivante, anche più leggero, che ha permesso ai bambini di farle proprie e quindi di sentirle come indicazioni non calate dall'alto, ma assolutamente necessarie per la pratica didattica. Ecco, devo dire che a onor del vero ho preso spunto, mi sono ispirata dalla collega Grazia Fonti, che è sempre una ricca fonte di idee, di ispirazioni, insomma. E quindi questo libretto può essere significativamente un esempio di un uso di Book Creator. Ancora, sempre stando all'interno del contesto di regole, Book Creator può essere ben utilizzato per sviluppare dei protocolli di ingresso per gli insegnanti. Quante volte abbiamo dovuto trasferirci da una scuola all'altra e purtroppo abbiamo dovuto scontrare col fatto che non sempre le scuole hanno quella buona pratica di creare dei vademecum e dei protocolli di ingresso. Bene, l'unica volta che a me è capitato di entrare in una scuola in cui c'era questo vademecum, mi hanno consegnato un malloppone di 50 pagine di regole nel quale francamente io dopo un po' mi sono persa. Pensatelo invece in forma digitale, magari all'interno del sito della scuola, come potrebbe essere più inclusivo e partecipato. Lo stesso dicasi per la presentazione del prof, adesso che siamo in fase di open day e molti hanno dovuto mettere mano e rivedere quelli che vengono chiamati POFFINI, ovvero una rivisitazione sintetica del prof.
potrebbero agevolmente e in modo molto efficace comunicare quelli che sono gli orizzonti temporali e di senso della scuola attraverso la costruzione di un ebook. Lo stesso Open Day potrebbe avere un'integrazione in un ebook di Book Creator in cui le insegnanti mostrano il proprio plesso, mostrano le aule, i laboratori attraverso appunto questo simpatico strumento. Un altro uso sicuramente molto, molto interessante per l'utilizzo di Book Creator è quello di presentare i contenuti didattici, quindi le nostre stesse lezioni che vengono fatte fruire dai ragazzi. Io adesso per motivi di tempo non ho possibilità di mostrarvi tutti i contenuti che ho inserito all'interno di questo ebook, ma potrete tranquillamente e agevolmente scorrerli voi. Ma ve ne faccio vedere alcuni perché sono davvero interessanti per grafica, per logicamente non è che ogni insegnante deve mettersi a fare un lavoro di questo tipo, che comunque richiede tempo, però capite bene che focalizzandosi su determinati contenuti, andando ad individuare quei contenuti fondamentali, il docente potrebbe fare una selezione e quindi scegliere di presentare in questo modo alcuni di quelli che sono gli obiettivi e i contenuti fondamentali. E sicuramente la percezione dei nostri ragazzi rispetto a questi elementi sarebbe molto più gradevole e molto più immersiva, perché il ragazzo si sente anche orientato questo non mi si apre, ha deciso che non gli piace. Vedete, ho preso spunto, ne ho voluti raccogliere alcuni che mi sembravano particolarmente significativi, questo in particolare perché si occupa di materie prettamente matematiche, in cui si è soliti pensare che difficilmente gli aspetti estetici, artistici possano entrare. In realtà, vedete come può essere fruito in modo molto. Ecco, qui ad esempio c'è il libretto, è stato aumentato con un video dell'insegnante che io adesso non faccio partire, però fidatevi, cliccando qui si mostra il video e con tanti riferimenti esterni. Quindi quel discorso che diceva Siobhan prima dell'arricchimento e del fatto che posso andare ad integrare la mia lezione con tantissimi contenuti pressoché illimitati, è assolutamente reale e semplice da realizzare, per cui è da attenzionare. Documentare lezioni e lavori, scusate, documentare i lavori degli stessi ragazzi e le esperienze, quindi Book Creator che diventa uno strumento di documentazione. Quante volte ci capita di fare dei percorsi con i nostri bambini ai quali poi ci si affeziona, perché è inutile negarlo, quando poi i lavori escono e si vedono a posteriori, ci si avvicina anche emotivamente a tutto il lavoro e tutto il percorso fatto, e il fatto di doverli poi accantonare, magari dimenticare in archivi o in stanze per motivi di spazio è sempre spiacevole. In questo senso la documentazione in digitale ci permette di mantenere a memoria questi percorsi e di mantenerli vivi anche condivisi, magari condividendoli magari sul sito della scuola. Vedete, qui è un'esperienza di bambini che avevano fatto il pane. E anche la stessa operazione di documentazione, se fatta dagli stessi ragazzi, inizia a diventare un vero e proprio compito autentico. Per noi stessi, docenti, diventa un repository importante di risorse alle quali attingere, perché una delle cose che mi piace sempre ricordare del digitale è il fatto che ci permette di costruire una sorta di tesoretto, di bagaglio di esperienze che poi noi possiamo andare a recuperare per lasciarci ispirare o per semplicemente guadagnare tempo e quindi ripartire da percorsi già avviati.
avviare lavori, sto scorrendo un po' velocemente tutti gli usi perché questi, almeno iniziali, sono gli usi un pochino più immediati, no? Quelli verso i quali lo strumento si presta a essere un pochino più vicino e quindi un pochino più intuitivi. Chiamo ancora in causa la mia collega Grazia Fonti, perché scorrendo le pagine i vari ebook presenti nel repository della comunità di Book Creator, sono letteralmente inciampata in questo bellissimo ebook che mi diciamo che mi ha colpito innanzitutto per il tema, perché parla di coding e quindi di una materia a me molto cara, ma oltre a questo per il fatto che si presta ad essere un buon esempio di come può essere impiegato Book Creator, ovvero questi bambini in collaborazione, quindi in classe, hanno utilizzato la metodologia dell'immedesimazione, quindi si sono immedesimati nei personaggi del libro, raccontando la loro storia epistolare tra Charles Babbage e Ada Lovelace, e quindi raccontando la storia della prima programmatrice al mondo. E quindi capite che la collaborazione che si instaura in questo tipo di esperienze è sicuramente molto immedesimante, molto forte anche a livello di esperienza stessa. La collaborazione può avvenire anche rispetto alla costruzione di percorsi di educazione alle emozioni. Guardate che simpatico questo ebook in cui ognuno si racconta e racconta quando una persona ha carattere, cioè ognuno dice il suo riferimento e ciò che ritiene importante per dire quando una persona si debba sentire forte. E questo naturalmente è il risultato di un lungo percorso di lavoro sulle emozioni. La collaborazione, dicevo, può avvenire a diversi livelli, sia a livello di classe, quindi tra compagni, ma anche a livello di stessa comunità. E in questo la comunità di Book Creator, che poi se c'è un attimo di tempo vi faccio vedere, si presta particolarmente perché nascono quasi spontaneamente delle esperienze, delle sfide tra docenti, delle sfide, degli ingaggi tra docenti in cui magari si chiede di collaborare tra scuole di anche paesi diversi ha degli stessi obiettivi. In particolare mi piace ricordare l'esperienza che si è appena conclusa del libro condiviso da Astrid, altra encomiabile ambasciatrice di Book Creator, in cui ha lanciato la sfida ai docenti di creare un libretto sugli auguri di Natale. E quindi ognuno di noi ha proposto la propria esperienza di auguri, specificando le caratteristiche regionali della festività e dettagliandole, magari arricchendole con delle attività particolari. Quindi capite quanto possa sentirsi valorizzato il lavoro di sentirsi valorizzato un bambino il cui lavoro viene inserito in un contesto di questo tipo, un po' quello che diceva Siobhan prima, che se il bambino fa un lavoro per se stesso, per l'insegnante, lo fa insomma abbastanza bene, quel poco che gli basta per arrivare al voto dell'insegnante, se lo deve fare per essere pubblico, lo fa sicuramente con una marcia in più. E questo è un altro lavoro che mi piace presentare perché è un lavoro di collaborazione tra paesi diversi per darvi contezza di quello che potrebbero essere delle esperienze avviabili. Si sa che c'è anche la piattaforma eTwinning che facilita questo tipo di scambio, ma questo tipo di scambio che può essere però prodotto attraverso lo strumento di Book Creator. Questi sono due paesi, due scuole di due paesi differenti, Chicago e l'Islanda, e con delle semplicissime frasi, quindi c'è anche un discorso linguistico, no? Che sta alla base, i ragazzi si sono presentati, hanno presentato le loro case, quindi quelli di Chicago e quelli islandesi, e poi le loro strade, i loro animali, insomma le loro abitudini, i loro sport, i ristoranti, e
con davvero pochissime immagini molto efficaci, hanno saputo rendere quelli che sono gli elementi culturali della loro nazione. E adesso vediamo un po' gli aspetti un pochino più inediti, quelli che mi piace pensare che vi lascino qualcosa di inedito e di inaspettato, insomma. Ho cercato di raccogliere un po' le idee per capire fin dove ci può portare questo strumento. Innanzitutto ci può portare a fare delle bellissime esperienze di scrittura creativa, perché nel momento in cui io ingaggio i ragazzi su una sfida come potrebbe essere quella della costruzione di un proprio libro, capite che i ragazzi si sbizzarriscono naturalmente dopo aver dato loro gli strumenti necessari a fare ciò, però sapete che spesso i ragazzi sono capaci di andare oltre le nostre aspettative. Guardate questa ragazza che ha unito alla storia anche i propri disegni, quindi un certo senso artistico coerente con la storia e coerente con una sorta di stile estetico. Quest'altra ragazza che invece ha scelto, sai Lisa, che mentre parlavi al femminile ho pensato che tutti gli elementi che ho preso, tutti gli spunti erano davvero al femminile perché sono tutte delle bravissime ragazze che hanno portato avanti questi progetti e quindi vabbè, niente, Ovviamente era una. felice di averti ospitato per questo spunto, Era. grazie. Una piccola parentesi, ecco, vedete quest'altra ragazza che ha preso spunto un po' dall'insegnante che ha fatto un lavoro sui fumetti e quindi ha riportato i propri disegni fatti a mano, li ha riportati all'interno dei panel e che è davvero molto semplice costruire una struttura di questo tipo, ma allo stesso tempo li ha poi arricchiti di componenti audio e di componenti testuali. E ne è venuto fuori un. Questo ve l'ho messo, ma non è ancora terminato. Sarà la storia di un'amicizia lontana tra due robottini che è stata da sfondo integratore ad un percorso di verticalità sul coding che ho fatto con l'infanzia, tra l'infanzia e la primaria, e in cui i bambini prima hanno costruito un libro tattile e adesso lo stanno riportando in digitale. Sono proprio ansiosa di mostrarvi quello che sarà il risultato. Un altro utilizzo particolare di Book Creator è quello che chiama in causa la scrittura collaborativa sotto forma di storie buffe. Questa è un'idea che ho avuto, che ho lanciato all'insegnante di italiano, in cui al bambino viene data la consegna di creare un proprio libro composto solo da una pagina e che risponda ad una sola domanda, o alla domanda chi, o alla domanda dove, o alla domanda quando, senza che ognuno avrà il suo libro da costruire e nessuno potrà parlare dei contenuti del proprio libro all'altro compagno. E non so se vi ricordate, mi sono ispirata a quel gioco che andava particolarmente negli anni Ottanta, in cui bisognava scrivere, rispondendo alla domanda chi, prima chi, poi dove, poi quando, in un fogliettino che poi man mano veniva accartocciato fino ad arrivare in fondo alle domande e poi veniva spiegato per dare esito alla storia che a quel punto diventava una storia buffa perché metteva in campo elementi senza troppa logica, ma che spesso creava delle situazioni bizzarre. Bene, con Book Creator e la funzione Combine, che è quella che permette, una volta costruiti i diversi libri, di metterli e integrarli insieme in un unico grande libro, è possibile fare un lavoro di questo tipo e da quello potrebbe essere la partenza per un successivo percorso di scrittura creativa. Un altro uso particolare che si può fare di Book Creator è quello che chiama in causa il concetto di creative constraint, ovvero si è soliti pensare che la creatività venga stimolata nell'immensità, fornendo vasto numero di elementi e di risorse. In realtà anche studi scientifici avvalorano questo concetto, per cui la nostra immaginazione viene messa in gioco proprio nel momento in cui ci si trova di fronte al limite. E allora giocare con Book Creator, con i ragazzi anche di un certo livello scolastico, ponendoli di fronte a dei limiti, come potrebbero essere, puoi usare
solo un certo tipo di elementi, di forme e devi creare qualcosa che abbia un senso, qualcosa che rievochi un messaggio, bene, potrebbe essere una sfida, un ingaggio molto sfidante. Vedete, ve ne ho messi solo alcuni, a parte che mi sono divertita da matti a costruirli, però ve ne metto alcuni per mostrarvi fino a dove ci si può spingere. Quindi, e con tutti questi triangolini cosa potrebbe essere successo? Ecco che si sono creati due magnifici, magnifici lo dico io perché però due bei uccellini. E qui cosa è successo? Si è rotto un bicchiere? Ma in realtà sono tanti pesciolini che nuotano nel mare. Allo stesso tempo in campagna cosa sarà successo? Un terremoto? No, no. È scappata la paperella, ecco. E capite che lanciare delle sfide di questo tipo ai ragazzi e ai bambini potrebbe davvero creare una catena di situazioni stimolanti, di emotivanti, che poi li immerge nella ricerca del sapere, quindi li immerge nell'atto conoscitivo. Book Creator si presta anche a situazioni di interviste e quindi può essere un buon diario di bordo, un buono strumento per mantenere traccia del percorso di intervista, anche per questa sua caratteristica di essere aggregatore di risorse, quindi di integrare i vari elementi come potrebbero essere i video, le mappe, i disegni e le attività. E quindi ad esempio in una sorta di ricerca sul proprio quartiere si potrebbero presentare le mappe, si potrebbero presentare i video delle persone intervistati, si potrebbe entrare nel focus specifico della propria scuola e qui andare ad introdurre anche il concetto di attività interattiva su Book Creator, che è una delle caratteristiche principali e che permette davvero di rendere interattivi questi libretti. Un altro esempio è quello dell'escape room, in cui si possono costruire delle storie al bivio o si possono presentare ai ragazzi delle storie al bivio sotto forma di escape room. E io qui per vezzo anche estetico ve l'ho presentata sotto forma di gioco, ma naturalmente questa situazione può essere calata anche in contesti didattici, quindi ragionare sui concetti didattici sotto forma di escape room porta i ragazzi a diventare dei veri e propri cacciatori di conoscenza e quindi mettendo in campo tutta una serie di motivazioni e di attenzione focalizzata. Vedete, cliccando con questa modalità di ipertesto, noi possiamo aggiungere degli elementi e collegarli con dei link, molto semplice l'attività, a delle pagine in modo da poter rimandare solo e unicamente a quelle. Una volta costruito questo percorso, la storia si snoda e ad un certo punto si pone la domanda, si pone il bivio. Caroline Hubbard sta mentendo? Sì, no. Se il ragazzo risponde di sì, perseguirà un certo percorso e andrà a incontrare determinati indizi. Se invece avesse risposto di no, adesso sono tornata indietro, eccolo qui, se invece avesse risposto di no, gli si sarebbero aperti tutta un'altra serie di elementi. E lo stesso dicasi per l'arma, quale arma ha usato, questa potrebbe essere tranquillamente tradotta in una domanda disciplinare, quindi il contenuto che potrebbe essere, si chiamano escape room, queste forme di ricerca, perché appunto possono portare a delle stanze chiuse, a delle strade chiuse che il ragazzo dovrebbe tentare di sorpassare, insomma. E l'ultimo elemento, diciamo, che mi piaceva e mi sono divertita a costruire mentre pensavo questo incontro è quello del giocare con le immagini, ovvero il fatto che anche la presentazione dello stimolo da un punto di vista estetico può stimolare, può diciamo ingaggiare delle
dei processi mentali per cui il bambino davvero si immedesima, si immerge in quello che stiamo dicendo. E quindi cosa si nasconde nel buio della notte? Aiutami a scoprirlo. Magari le insegnanti dell'infanzia che ci stanno seguendo sanno benissimo quanto questo tipo di libri giocosi stimolano la curiosità del bambino e lo mette in una situazione di reale ascolto. Questo è possibile attraverso anche questo stupendo strumento dell'ebook di Book Creator. Ecco un altro indizio, non so se l'avete già capito, però eccolo qua, il nostro camaleonte. Eccoci, era solo un giochino simpatico per farvi capire anche quanti effetti visivi si possono creare con Book Creator. Un altro uso può essere quello di descrivere se stessi, questo diventa molto agevole perché nel momento in cui io ho a disposizione davvero tantissime risorse per costruire dei template simpatici, stimolo la scrittura, oriento i ragazzi nel proprio processo di scrittura, di descrizione di se stessi e allo stesso tempo li organizzo, li aiuto ad orientarsi nella scrittura. Vedete, questo è un esempio di template costruiti dall'insegnante in cui per ogni tipologia, per ogni forma, corrisponde un'istruzione. Quindi in questo dovevano inserire degli elementi testuali, in questa degli elementi audio, in questa magari costruire dei fumetti o delle immagini, adesso non ricordo, in questi riquadri dovevano essere inserite delle immagini e quindi potrebbe essere un ottimo spunto. Prima vi ho parlato delle attività del libro interattivo e questo può essere agevolmente fatto attraverso l'embed, ovvero la funzione per cui tu inserisci un codice che rimanda ad un'altra attività e quindi in questo caso specifico c'era disegna te stesso. Il disegna te stesso io l'ho collegato ad una Jamboard che siamo soliti usare e il bambino in questo senso potrà dilettarsi col disegnare se stesso. Adesso perdonate, sono qui con il touchpad, sono un po' in difficoltà a disegnare, lasciamo perdere. Oppure se pensiamo ad un'azione, ad un'attività individuale, la stessa Jamboard può portare ad un link di copiatura, quindi ad un file copiabile, e a quel punto il bambino avrà accesso solo lui a allo sfondo e quindi andrà a colorare, a disegnare la sua Jamboard in totale tranquillità e mentre nell'altra Jamboard erano i compagni potevano intervenire, in questa solo lui potrà andare a disegnare. Cos'altro? Ecco, la stessa cosa può essere fatta direttamente all'interno di Book Creator se l'insegnante inserisce e mette in collaborazione l'alunno e a quel punto con la funzione Paint che ha mostrato prima Siobhan, l'alunno stesso potrà andare ad inserire il proprio disegno e che si spera sicuramente sarà più bello di quanto non ho fatto io. Io adesso ho visto che il tempo a mia disposizione si sta un pochino esaurendo, tanti sono gli usi che se ne possono fare, come ad esempio costruire gli artefatti digitali, dei veri e propri diari di bordo personali, rendere interattivi i libri, l'abbiamo già visto, e mi sono permessa di inserire comunque la parentesi della DAD perché produrre dei compiti motivanti attraverso questo strumento è sicuramente ingaggiante. Qui ad esempio, adesso voi non avete possibilità di sentirlo, ma ho nascosto all'interno dell'immagine degli inserti audio per cui c'erano i suoni prodotti dai diversi strumenti musicali e si chiede al ragazzo di andare ad individuare qual è lo strumento che corrisponde a quell'audio. Capite che
diventa un modo, o lo stesso qui quando si interrogano sulle regioni italiane, sotto forma di quiz, di giochino, diventa una proposta ludica sicuramente più motivante che non il semplice compito da svolgere con il quaderno, con penna e quaderno. Il mio consiglio è quello di lasciarvi ispirare dalla comunità di Book Creator, che è davvero ricchissima. E l'altra cosa che vi volevo attenzionare è che esiste il gruppo Facebook molto attivo, Book Creator Docenti Italiani, che in questo periodo in particolare io sono amministratrice del gruppo. Stiamo ricevendo davvero tantissime adesioni, e questo mi fa piacere perché è comunque uno strumento molto utile. Lisa, dimmi tu, io a questo punto iniziamo a introdurre un po' gli elementi inclusivi, ma non so se Secondo me è interessante vederli, quindi non penso che dispiaccia a nessuno sporare. Ok, Presentati pure. perfetto, benissimo, dai. Allora mi sbizzarrisco da brava insegnante di sostegno, quali sono questi elementi mi stuzzicano sempre molto, perché insomma sono altrettanto importanti quanto quelli che vi ho mostrato prima. Allora, Book Creator è stato riconosciuto anche a livello internazionale come una delle piattaforme a 4 stelle di accessibilità, proprio perché presenta tutta una serie di funzionalità aggiuntive e integranti, in particolar modo la keyboard navigation, il fatto cioè che tutte le funzionalità è possibile raggiungerle attraverso la tastiera, naturalmente conoscendo i vari tasti che corrispondono, e questo capite bene che permette anche ai bambini che hanno difficoltà nella motricità fine di accedere ad esempio, alla funzione disegno, per esempio, e quindi in generale permette di avere una semplicità anche nella strutturazione di alcune attività. Io, ad esempio, la uso spesso per diverse situazioni. L'altra funzionalità è la multilingual speech to text, ovvero il fatto che, ce l'ha già anticipato Siobhan prima, è possibile dettare, e quindi attraverso il sintetizzatore vocale è possibile dettare il testo che dobbiamo scrivere e vederlo tradotto in modalità testuale. Book Creator accoglie fino a 120 lingue diverse. Voi potete ben capire quanto questa funzionalità sia utile sia in un percorso interculturale, sia per tutti quei bambini che hanno, per quei ragazzi, per i nostri studenti che hanno difficoltà, che presentano ad esempio diagnosi di dislessia o di disortografia, perché li fa sentire sicuramente molto più sicuri, e agevola tante volte il compito che invece sarebbe molto lungo di trascrizione. Io stessa lo uso spesso per rendere più veloce il tutto. L'audio transcription, ovvero il fatto che inserendo degli elementi audio possiamo aumentarli con degli elementi testuali. Questo può essere molto utile in caso di situazioni di bambini ipoacusici, che quindi, non potendo avere accesso all'audio, possono sempre andare a recuperare la trascrizione. Anche in questo caso la trascrizione può essere tradotta, e quindi questo facilita sicuramente lo scambio linguistico. L'audio può essere nascosto, ma può essere anche combinato con fotografie e altri elementi. Adesso perdonate la performance davvero pessima, ma questo è un. Adesso lo interrompo un attimo, tanto non sentite era solo per darvi contezza del fatto che, cioè lo lascio andare un attimo. È difficilissimo parlare con la mia voce, perché in realtà io lo sento, però semplicemente questo video permette di aggiungere i sottotitoli nella lingua che desidero.
Pensatelo ad esempio in un contesto di percorso di inclusività e di interculturale, magari se dobbiamo dare delle informazioni alle famiglie di primissima immigrazione e spesso ci troviamo di fronte all'ostacolo di dover tradurre tantissimi documenti, di un'incomprensione banalmente linguistica rispetto ad alcune regole, ecco che Book Creator ci dà la possibilità di presentare degli artefatti, degli strumenti utilissimi anche a questo scopo. Le trascrizioni spesso sono, cioè sono abbastanza precise, però alle volte capite che ogni lingua ha le sue precipue caratteristiche, per cui è importante alle volte anche andare a modificare, e la modifica è possibile grazie alla funzionalità che Book Creator presenta di andare a rivedere e modificare i sottotitoli, e quindi si può raggiungere anche una comunicazione molto, molto precisa e molto, molto efficace. Un altro supporto all'inclusività è la funzione di screen reader, che, come vi dicevo prima, ve lo accennavo, il fatto che anche le immagini possono essere aumentate di indicazioni testuali, e questo fa sì che quando viene avviata la lettura del libro attraverso la funzione read to me, cioè questo leggimi, se io adesso dovessi lanciare, proviamo, ma tanto non lo sentite, la funzione leggimi consente di leggere tutte le parti testuali che sono incluse nelle nostre pagine del libro. Consente altresì di leggere il testo che è stato sovrascritto all'immagini che via via presentiamo, è la funzione che vi ho mostrato prima. Il Read to Me permette di personalizzare questa esperienza di lettura, perché permette di decidere se sottolineare o meno la lettura, quindi le singole parole. Questa è un'attività, è una funzionalità importantissima nei casi di dislessia, di DSA, perché aiuta il bambino a focalizzare la lettura che ascolta, e quindi il focus oculare. La scelta del timbro della voce permette di scegliere la lingua con la quale deve essere letto il libro, la velocità di lettura, e poi ti permette di stabilire se girare automaticamente la pagina. Pensiamo a quei bambini che non hanno la possibilità di muovere, di fare neanche un click. Il fatto che possa scorrere agevolmente è sicuramente interessante. Un'altra attività è quella di AutoDraw, che garantisce, questa abbiamo iniziato a vederla sempre più spesso negli editing nei disegni, tipo ad esempio con la Jamboard, è già inclusa anche nella Jamboard, è quella funzionalità che ti permette, da un disegno fatto manualmente, ti propone delle immaginette prestabilite, quindi anche in questo caso potrebbe essere utile a quei bambini che non si sentono molto sicuri di fare disegni propri, anche perché non è del tutto banale disegnare in modo da tavoletta grafica, insomma. Un'altra idea di supporto alla didattica inclusiva è quella di aumentare i propri disegni, i propri testi, i propri lavori con i diversi canali, e anche quindi con i canali video. Questo è un magnifico esempio di libretto in cui ogni bambino ha proposto nella lingua listen, quindi nella lingua dei segni, la trascrizione e la traduzione di quello che era scritto nelle pagine di questo libro costruito da loro. Per cui questa è un'altra ottima indicazione. E l'ultima che mi sento di suggerire: io ho partecipato anche alla costruzione dei libri aumentati, quindi della comunicazione aumentativa attraverso le PCS. Perché no, utilizzare Book Creator per creare i libri aumentati, i libri in comunicazione aumentativa, permette ai bambini, alle classi, di costruire delle vere e proprie esperienze integranti e inclusive. Io adesso, con tutto questo excursus lunghissimo, avrei finito, per cui lancio volentieri la Grazie palla mille, ad Joan. Adriana. Grazie
Lo sapevo che dovevamo fartela fare questa parte perché è stata davvero interessante, quindi grazie mille, era Bene. imperdibile, direi. E ti chiedo se puoi Benissimo. di rimanere fino alla fine, che se c'è qualche domanda te la facciamo, insomma. Assolutamente, Ok, assolutamente. grazie davvero. E allora a questo punto vediamo cosa ci aspetta con Adriana Cosentino, appunto, che ci parlerà, che collabora anche con Giovanna, non solo su questo fronte, ma su molti fronti, e che ci parlerà del modo in cui lei utilizza Book Creator. Buongiorno, Adriana. Ciao, ciao, ciao Lisa, Ciao. ciao a tutti. Vediamo già Ciao. il tuo schermo. Lo vedete bene? Sì, tutto a Sì. posto? Allora, io parlare dopo Giovanna è sempre molto impegnativo perché è molto completa e competente, quindi mi scusate, mi potete scusare, insomma, se magari qualcosa è già stata accennata. E la mia presentazione si chiama Dentro il Digitale perché Book Creator ha un valore aggiunto, è un libro digitale, cioè noi possiamo fare libri digitali con il digitale. E mentre noi siamo abituati poi alla fine a qualsiasi cosa facciamo con digitale, bene o male la dobbiamo riportare su carta perché i bambini poi o i ragazzi la devono portare a casa o deve essere in qualche modo concretizzata. Il Book Creator, secondo me, ha questo grande vantaggio, è un po' un cavallo di Troia, è un libro, si sfoglia, ma è in digitale. E il suo valore aggiunto, secondo me, può essere anche quello di considerarlo un raccoglitore di prodotti della classe. Ossia, noi spesso facciamo delle attività in classe in cui c'è lo stesso prodotto o prodotti molto simili, o anche se diversi, ma diciamo sullo stesso argomento, e rimangono tutti un po' sparpagliati o sui vari computer, oppure l'insegnante deve portarseli a casa e farli diventare un video, farli diventare qualche altra cosa. Book Creator dà questa opportunità di aggregarli tutti questi lavori, per cui se ho fatto un lavoro su un determinato argomento e ogni bambino o a gruppi o a coppie ha lavorato in un certo modo, possiamo così in qualche modo metterli tutti insieme e farlo diventare un libro, un vero e proprio libro. E la modalità, allora, diciamo, partiamo con, aspetta che devo andare a far girare il mio libro che non riesco. Scusate un attimo, ma non trovo le pagine perché ho questo. Ok. Il digitale noi lo possiamo usare con il digitale, ossia perché utilizzo degli strumenti digitali per creare un prodotto che rimarrà digitale, un po' quello che dicevo prima. Il digitale per il digitale, perché anche qua il digitale rimane finalizzato a un ampliamento del digitale stesso, quindi in qualche modo si moltiplica e si finalizza quello. Un'app dentro l'altra, perché un'app dentro l'altra? Perché secondo me, ed è un consiglio che sto abbastanza spesso alle colleghe quando così mi chiedono, è quella di utilizzare più app. Perché quando le app si sommano, si amplifica di molto il valore del nostro lavoro. Quindi, perché ogni software, ogni app ha una potenzialità diversa, no? Ed è quasi un peccato rimanere dentro le potenzialità di un'altra. Anche in questo caso, Book Creator diventa proprio scusate, sono andata oltre, non dovevo, diventa proprio un amplificatore. Perché? Perché mi consente di mettere insieme anche diverse cose. E io l'ho ritenuto fin dal primo momento, io ho lavorato con Book Creator già molto tempo fa, mi è sempre piaciuto questo, perché io sfrutto sempre più app, non ne uso mai una alla volta. Per esempio, una delle app più semplici in assoluto che io ho usato è Chatterfix. Se noi mettiamo i nostri piccoli lavoretti dei bambini, che posso usare anche con le materne, e le mettiamo su Book Creator, diventa proprio un libro divertentissimo. Vi faccio un brevissimo esempio. Qui parte, dico, da piccole, perché voi adesso non lo sentite, ma c'è la voce del bambino che dice ciao a tutti, perché questa app qui
Chatterpix dà la possibilità di fare parlare gli oggetti, per cui io posso fotografare un oggetto, disegnare la bocca e renderla animata. Esatto, quindi posso anche però fare grandi creazioni. Io questo video qua ve lo faccio vedere, ma mentre vi parlo, perché, e vi spiego, anche perché non lo sentite purtroppo, però lo sento io, aspettate, cosa è stato fatto con questo app? Con quest'app qua. Abbiamo usato Chatterpix per fare parlare i disegni dei bambini. Avevamo parlato di Miro con la collega della scuola dell'infanzia, avevamo parlato di Miro e i bambini hanno disegnato un quadro di Miro, vedete? E quando poi li hanno riproposto, ogni pezzo del quadro è stato fotografato, hanno giocato con Chatterpix, ogni bambino ha fatto dire qualcosa a un pezzo del disegno e quindi questo quadro si è animato. Nello statistico la storia era che era chiuso il museo e quindi i quadri di Miro si animavano, parlavano e dicevano c'è buio, cosa facciamo adesso, vi illumino io la luna, eccetera eccetera. Quindi qui abbiamo incrociato le app facendo con Chatterpix, parlando, montando il video con iMovie, ma se noi abbiamo tante di queste applicazioni e le mettiamo tutte in Book Creator, diventa un lavoro veramente interessante e completo. Non siamo costretti a rimanere solo all'interno dei video. E Avatar e Storytelling. Il libro è storia, è raccontare la storia, quindi Book Creator è anche e soprattutto creare delle storie. A volte abbiamo il problema che i bambini non sanno tanto disegnare, non possiamo tanto fotografarli. E ci sono altre app, in questo caso io ho utilizzato Pixton, che è molto semplice e ai bambini piace tantissimo, ai ragazzi piace tantissimo, l'ho presentato fino a una terza media e si sono esaltati, per cui posso in qualche modo fare anche con la funzione dei panels, per cui diventano dei fumetti veri e propri, posso crearmi dei fumetti mettendo gli avatar che più mi somigliano. Se io con questa strumentazione qua riesco a fare lavorare con i miei compagni di classe e tutti quanti si creano ognuno il proprio avatar somigliante, posso fare delle storie dove ci sono personaggi reali in qualche modo che però posso fotografare perché sono trasformati in avatar. Un'app bellissima che lo stesso è utile utilizzare a scuola perché i ragazzi possono creare delle storielle come se fosse un teatro di puppet è questo Puppet Pal che adesso vi faccio partire, non lo sentirete, c'è ovviamente la mia voce perché questo qui è un disegno, sono dei disegni animati che quando io li muovo e parlo mi recepiscono, quindi muovono la bocca. Qui lo sceriffo sta dicendo, chiedendo in giro se ci sono dei delinquenti da prendere, perché lui vuole essere sceriffo, chiama il suo cavallo e gli chiede di portare, di cercare i delinquenti, il cavallo li trova e così va a dirgli, insomma. Ed è estremamente semplice, perché? Perché questa app qua è su tablet, quindi i bambini devono semplicemente muovere i personaggi e avanti e indietro e a destra e a sinistra e parlare e si registra da sola. Anche questa cosa qua, se io riesco a fare tante storielle fatte fare dai bambini, diventa veramente un grande aggregatore. Oltretutto una cosa che è molto importante, c'è anche un discorso di documentazione, ossia qui c'è il prodotto, ma io posso anche con Book Creator raccontare come l'ho realizzato, qual è stata la nascita della storia, perché ho scelto questa storia, che cosa c'è dietro, le discussioni che sono nate con i compagni. Quindi può essere utilizzato in più modi. Racconto con Book Creator non solo il lavoro che ho fatto, ma anche il progetto che c'è dietro e anche, non so, dietro le quinte, se la maestra o l'insegnante vuole che venga raccontato anche questo. Ci sono anche i quaderni di umano digitale che uniscono la parte digitale con la parte analogica con la parte digitale, perché con questi quaderni particolari si creano quelle animazioni che noi
facevamo sull'angolino del quaderno, e con l'app apposita si possono riprendere frame by frame, fotografarli e l'app li trasforma in animazioni. Anche questi simpaticissimi giochini che rimarrebbero altrimenti dentro il telefono possono essere trasformati in video, messi tutti insieme in un book creator dove vengono raccolti tutti quanti, e così si possono vedere i lavori di tutti i ragazzi che hanno fatto questa attività. Sui quaderni di Umano Digitale troviamo anche l'altra app che lavora con Stop Motion. Stop Motion è un software che fotogramma per fotogramma e dà così un'animazione un po' a scatti, come siamo abituati a vedere magari i personaggi non cartoni animati, ma quelli con il pongo. E quindi si creano queste piccole animazioni simpaticissime. E anche questo può essere fatto con i quaderni di Umano Digitale e l'app del professor Vogliolo, della Digit, soprattutto SRL. Esistono altre app che fanno lavori di stop motion, questo l'ho prodotto con i bambini, un pezzettino perché poi faceva parte di una storia più lunga, per cui questo pesciolino che si muove, l'app non fa altro che fare dei cosi, e in questo modo qua io posso fare tanti piccoli video, ogni gruppo di bambini, ogni bambino fa il suo piccolo video, raccontare la storia dentro il book creator e viene fuori un libro animato. Sempre perché è difficile poter fare le foto e poterle magari condividere online. E questa è mia figlia, l'altro giorno gli ho fatto una foto mentre studiava e possiamo trasformare le foto in fumetti, in disegni. E queste sono tutte consigli che do, perché appunto c'è il problema della privacy e oltretutto, secondo me, da un punto di vista così dell'impatto anche visivo, a me piacciono molto, piuttosto che le fotografie. Le ho messo queste tre foto diverse perché vedete ci sono degli effetti diversi che possono essere dati con l'app che qui io ne ho scelta una a caso, non è che io abbia grandi, di solito le uso quelle gratuite perché ritengo che alcune app insomma le usiamo poco, ma queste qua erano molto belle. App per video a fumetti lo stesso, questi sono i miei due cani che stanno, quindi in questo modo si possono trasformare così a fumetti o in disegno animato anche i video, e lo fa automaticamente. Questo video mostra due effetti diversi, ce n'è prima uno e poi un altro più in bianco e nero. Anche queste attività qua, così semplici, per lavorare con le tecnologie in classe e far rimanere quello che noi produciamo in digitale assolutamente dentro il digitale, secondo me è fondamentale. E Book Creator è anche, o meglio, era già prima su tablet, anche per questo io diciamo l'avevo già utilizzata diverso tempo fa, io sono un utente Apple e quindi avevo utilizzato in passato anche l'app su iPad dove possiamo trovare tutte le funzioni di Book Creator che conosciamo. Si muove ovviamente la cosa con le dita. Io purtroppo non sono riuscita a farmi un video da sola dove c'è anche la possibilità per chi ha diciamo gli strumenti di settima generazione, la possibilità di disegnare con la penna. Abbiamo visto la difficoltà magari a disegnare con il mouse, mentre invece con la penna è molto più semplice. Io non ho altre app di cui raccontarvi. Raccomando sempre di arricchire la vostra didattica con questi strumenti e Book Creator è sicuramente quello che amplifica il lavoro di tutte queste app che io vi ho presentato e di moltissime altre, perché riesce a metterle insieme e farle diventare un libro, strumento di cui noi siamo innamorati, che non vogliamo perdere perché il libro è fondamentale, ma che oggi come oggi, se lo lasciamo diciamo sul digi,
sul digitale, secondo me, dà più valore e si espande dopo e soprattutto rimane nel tempo e nello spazio. Io avrei terminato. Grazie mille, Adriana. Sei stata velocissima e ho delle domande anche per te. First of all, I would start with Siobhan, if it's possible. Can I share my screen, Stefano? No, before asking to Siobhan, solo per spiegarvi come funziona il Book Creator, che è uno strumento appunto digitale, è una licenza, ha una versione di prova gratuita che si può provare sempre, con delle funzioni ovviamente un pochino più limitate, dopodiché si può acquistare, può essere acquistato dalla scuola. Lo trovate sia sul nostro sito direttamente che lo mettiamo anche su MEPA, quindi vi ho riportato in questa slide che riceverete anche i codici con cui lo trovate su MEPA. Come vi dicevo inizialmente, funziona in un modo un po' particolare, cioè non c'è un costo per gli studenti che vanno ad utilizzare questa risorsa, ma il costo viene applicato solo rispetto agli insegnanti della scuola che effettivamente utilizzano lo strumento, hanno bisogno di utilizzare lo strumento, è come se creassi delle classi virtuali, ecco la classe di quell'insegnante vale per uno, un altro insegnante vuole usarlo, ok, ho bisogno di un'altra classe, quindi vale per come una seconda licenza e così via. Il prezzo è a licenza 120 euro, IVA inclusa, qualora ovviamente la scuola avesse bisogno di un pacchettino un pochino più ampio, il prezzo scende insomma in base al numero di licenze che si acquistano sulla base dello schema che qui vedete. Come vedete, ogni insegnante appunto crea la sua aula in qualche modo, la sua libreria appunto, e su questa libreria può invitare i vari studenti. A questo punto appunto passerei alle domande. Allora partirei dalla domanda per Siobhan in inglese, le altre cercherei di farle in italiano, visto che abbiamo la fortuna di avere sia Giovanna che Adriana, che sono state, devo dire, veramente cristalline nella loro spiegazione. So Siobhan, I start with you with a question that I think that is better that that you are going to reply, and the other one are more on content, so I'm going to ask them to Giovanna and Adriana. But first of all, this is the most frequent question, and it was with which devices could I use Book Creator? So if you can mention them and explain the differences between different devices. Yeah, of course. So we have... Sorry, guys. Sorry. I forgot to tell it in Italian. Le ho chiesto con quali dispositivi funziona Book Creator, appunto per capire le differenze. Okay, sorry, go on. No problem. So Book Creator is compatible on all devices. It's optimized really on Chromebooks, but it can also be accessed through iPads, through tablets, through Windows, through Safari, Edge, or Chrome browser. So it suits all devices. Allora, Siobhan dice che appunto è la funzione massima ce l'ha con il Chromebook, perché è proprio una piattaforma che nasce molto per la condivisione, sulla base della condivisione che è propria del mondo di Google, di G Suite, eccetera, eccetera. Però funziona perfettamente anche con i device Windows, con gli iPad, con i Mac, con qualsiasi device che possa supportare un di fatto il sistema Chrome OS. Esatto. And are there any limitation in the usage with the smartphone, or could you explain better how they can use a smartphone? Yeah, so you can't create books on smartphone because the device screen is too small to create. However, once you publish once you publish a book online, you can read them on your smartphone. Ok, perfect. Ok, sì,
Per gli smartphone vale lo stesso discorso di chiunque abbia un po' di esperienza con la programmazione di robot, quindi una programmazione un pochino più corposetta rispetto alla programmazione magari solo per icone o per simboli, conosce. Cioè per gli smartphone non si e ha un senso come cosa. Con lo smartphone non si riesce ad editare un libro perché lo schermo dello smartphone, per quanto performante, per quanto bellissimo, è piccolo. Quindi non consente una visione davvero completa del prodotto. Quindi sullo smartphone si riesce a fruire di un libro, di una risorsa che si va a creare con tutte le potenzialità, anche che questo mi permette di avere a disposizione, ma non si riesce a creare da zero e editare un libro, che invece si può fare tranquillamente con il tablet, si può fare tranquillamente con il computer. Ok, thanks a lot, Siobhan. I try to open up to Adriana and Giovanna now, but please stay with us. Allora, Adriana, inizio da una cosa che hai detto perché ha subito suscitato un dubbio, ovvero se in un libro si include se include una foto dei miei studenti, come posso impedire loro di pubblicare poi o condividere questo libro all'esterno? Credo sia poco sicuro, no? Tu hai mostrato che si trasformavano in fumetti, però appunto se lo fanno i ragazzi, come posso fare in modo che non condividano questa risorsa all'esterno? Ho tolto il microfono, ci sono le Ok. impostazioni, l'insegnante che decide cosa possono fare e cosa non possono fare gli studenti. Perfetto. A questo proposito, allora mi ricollego e magari grazie mille Adriana. Magari Giovanna ci fa vedere un attimo nel suo schermo perché la domanda successiva probabilmente si collega con quanto ha appena detto Adriana, cioè ci chiedono come posso rendere gli studenti editor di un libro creato da me o come posso bloccarli? Assolutamente. Allora, innanzitutto, come dicevi tu giustamente, Lisa, prima, l'app funziona nei termini di io docente, creo la biblioteca, dopodiché vado ad invitare i miei alunni. Vedete, io adesso, aspettate, vi faccio vedere la mia dashboard. Sono entrata già come alunno, scusate, ne ho corta. Eccola qua. Allora. Ok, allora questa è la dashboard della mia libreria formazione. Ok. E queste sono le mie librerie. Io vabbè, adesso ho l'account ambassador, per cui alcune funzionalità magari il docente base non le ha, però in generale per mostrarvi il concetto valevole per tutti. Allora, innanzitutto io ho a disposizione la biblioteca con i miei libri che sono privati. Vedete, c'è anche il lucchetto che me lo blocca e che mi dà menzione del fatto che questi non vengono pubblicati. Quando io poi vado a creare una nuova biblioteca, adesso prendiamo questa per esempio di formazione Book Creator che ho creato, posso andare ad invitare i miei alunni condividendo il codice, ok, come vi ha mostrato prima Siobhan, e a quel punto gli alunni quando entreranno in Book Creator alla pagina che vi ha mostrato prima Siobhan e si inseriranno come studenti, dovranno inserire quel codice. Diversamente, se gli alunni non sono dotati di un account e quindi voi preferite farli loggare solo attraverso il QR code o un link, cliccando sul vostro account vi si apre questo menu, cliccando su login per studenti, voi potete creare aggiungendo il nome degli studenti qui, ok? Quindi ad esempio io faccio prova alunno. L'ho creato all'interno, devo scegliere in quale biblioteca inserirlo. Successivamente mi verrà elencato all'interno del mio elenco degli studenti, potrò andare a stampare i QR code necessari affinché ogni alunno possa accedere alla sua biblioteca e allo stesso tempo avrò la possibilità di scaricarmi il file, scusate.
scaricarmi il file di login degli studenti in cui vengono riportati, adesso io vabbè, lo scarico, volevo farvelo vedere. Ho sempre questa barra di... Ve lo apro per mostrarvelo, vedete? Questi sono link che gli alunni dovranno tenere privati e diciamo trattarli al pari di una password, perché gli permetteranno di entrare direttamente nella biblioteca del docente. All'interno della biblioteca, ad esempio, io ho già all'interno della mia biblioteca inserito gli alunni che sono Pixelbyte e Prova Alunno. Vedete che si è inserito il codice Robi, ok? E gli alunni potranno, in base a, come diceva prima Adriana, potranno fare determinate azioni in base a quello che ho stabilito io. E quindi potrò o meno decidere che loro cerchino immagini in Google, come vi ha mostrato prima Siobhan, oppure che possano modificare o meno i loro libri. Quindi se io spunto che non possono modificarli, loro potranno solo visualizzare i libri che io ho messo all'interno della biblioteca. Diversamente, poi vi farò vedere entrando dal profilo alunno, spuntando questo tag, io posso andare a far modificare solo i loro libri. Quindi Cody Robby, vi farò vedere che ha l'account con un libro e lui potrà andare a modificare solo il suo libro. Potranno leggere o meno il libro degli altri, ciò significa che rimarranno visibili i libri del docente. Tutti i libri che il docente inserisce verranno comunque mantenuti visibili, ma in base a come sarà settata o meno la libreria, potrò decidere che i miei alunni non possano o possano vedere i libri degli altri. Posso abilitarli o meno alla collaborazione, qui rispondiamo alla domanda di prima, cioè il fatto che posso decidere che loro non possano includere gli altri alunni, gli altri compagni all'interno del loro libro e che possano o meno pubblicare online, per cui è davvero tutto sicuro, è un ambiente davvero molto sicuro e molto protetto. Adesso vi faccio vedere, giusto a titolo esemplificativo, sono ritornato, eccolo qua, vedete, io adesso sono entrata con l'account di Cody Robby, ok? Quindi questa è la visualizzazione da alunno e ho la possibilità di vedere il libro che ha caricato l'insegnante, l'altro libro che ha caricato l'insegnante, il mio libro che è questo lo posso andare a modificare. E quindi posso andare a fare tutte le ho a disposizione l'inspector che mi permette di modificare il background, le caratteristiche che vi ha fatto prima vedere, le funzionalità che vi ha fatto prima vedere Siobhan, ma per quanto riguarda tutti gli altri io li potrò solo leggere, perché è così che è stata configurata la biblioteca. Quindi dipende dalle impostazioni, grazie Giovanna. Tra l'altro vi faccio notare, visto che stiamo vedendo la sua finestra, prima non l'avevo messo in luce, che abbiamo spiegato, tra virgolette, lo strumento inizialmente con Siobhan, che giustamente ha impostato il suo book creator in inglese, ma come vedete Giovanna, che lo utilizza da italiana, lo utilizza in italiano, quindi assolutamente i comandi sono disponibili anche nella nostra lingua. Hai il book creator aperto, Giovanna, ti chiederei anche una cosa, ci chiedono come si inseriscono i fumetti, non mi è molto chiaro. Quindi se ce lo fai vedere. Allora, entro nel mio libro di Book Creator, entro in un canvas che è vuoto e con il tasto molto semplice più mi vengono proposti dei menu, tre schede, i media, in cui posso importare, eccetera, eccetera. Mi chiedevi dei fumetti, io a questo punto posso inserire degli adesivi, il testo a mo' di fumetto, quindi ciao a tutti, che poi può essere ulteriormente modificato in base alle necessità che io ho, quindi può essere spostato, può essere cambiato di colore, possono fare diverse cose. E poi arriviamo al fumetto,
in cui io posso andare ad inserire o il pensiero e cliccandoci sopra più volte posso andare a scrivere. Ciao a tutti, mi viene proposto un font che è sempre lo stesso, io selezionandolo e cliccando con il tasto I di Inspector posso andare a modificare, scusate, il bordo del fumetto stesso e anche la sua dimensione, ma anche andare a impostare un testo fino ad un font di 40, cambiandogli il colore, ok? E andando anche a scegliere tra i vari font. Una cosa che non vi ho detto prima, affrontando gli aspetti della disabilità e dell'inclusività, che all'interno dei font è presente Open Dyslexic, che è il font utile per i bambini dislessici, e quindi è consigliato anche questo. Grazie mille. A questo proposito, poi giuro non ti disturbo più, Giovanna. No, assolutamente, è un piacere. No, visto che hai citato, diciamo, quella dimensione di inclusività di cui hai parlato, vorrei capire se la voce che legge i libri può essere in qualche modo velocizzata o rallentata secondo le esigenze. Assolutamente, quando io entro in modalità lettura, quindi leggi, cioè il read to me, leggimi, ok? Io adesso non ho modo di farvi vedere questa impostazione, di farvi ascoltare questa impostazione, però vedete che cliccando sulle modalità sulle impostazioni di lettura posso o meno sottolineare, come vi dicevo prima, la parola, posso aumentare la velocità o ridurla, ok? Posso poi fare tutte le funzionalità di cui vi parlavo prima, quindi posso modificare la voce, okay? Mi fa scegliere anche il timbro, il genere di voce, oppure aspettate, ecco qua, riprodurre o meno i media, perché nel momento in cui ho inserito un video o una GIF o qualsiasi altro elemento attivo, nella modalità di lettura parte automaticamente il video in base alla posizione nella quale l'ho posto. Quindi togliendo questa possibilità, il video deve essere eventualmente cliccato da chi sta leggendo il libro. Grazie, grazie mille. E un'ultima domanda per Adriana invece. Ci chiedono, hai parlato di lavori aggregati e del fatto ovviamente che Book Creator sia estremamente potenziante da questo punto di vista. Allora, c'è una logica, un consiglio con cui puoi consigliare appunto dalla base della tua esperienza che col digitale ne hai diversa, per chi ha le prime armi magari, una logica con la quale, diciamo, aggregare appunto dei contenuti, come tengo insieme ad esempio lavori diversi che mi arrivano da parte degli studenti, che razio mi do in qualche modo per creare questi collettori poi effettivamente di lavori, ecco. Domandona. È una bella domanda. La cosa che mi sento di consigliare è questa: i software vanno conosciuti, cioè ogni software ha le sue potenzialità, chi fa i video, chi lavora sulle immagini, chi riesce a fare una cosa meglio dell'altra, perché poi bisogna dire che appunto magari tutti fanno tutto, no? Tanti fanno tante cose, però ci sono dei software che alcune cose le fanno meglio o fanno quella cosina in più. Io sono un po' una maniaca in questo, cioè io veramente riesco, per fare un video, magari ho lavorato prima con altri tre software, perché uno mi faceva quell'animazione, un altro me ne faceva un'altra, uno mi faceva le immagini così come le volevo io, dopodiché assemblo tutto. Quindi diciamo che il consiglio è questo: prendere i punti forti di un software, che magari, grazie della foto, già, che sto facendo le foto. Sì, prendere i punti forti dei vari software che sono abituato a usare, perché poi in realtà noi siamo talmente abituati a usare un po' tutto, no? Usiamo tantissimi software diversi e passiamo da uno all'altro, e ci sono delle cose che hanno delle punte di diamante. Ecco, prendiamo quella punta di diamante, la facciamo nostra, la curiamo bene e poi la utilizziamo con tutto il resto. E ripeto, Book Creator in questo è veramente il top.
Stavo documentando il webinar per farci l'ebook. Ho capito. Poi condividilo. Ecco, però la cosa che non è stata detta, forse che invece ho pensato, mi è balenata tra le cose che ho detto, ecco, puntare un po' di più, no, l'ho detta in realtà alla fine, ma proprio forse alla fine, puntare sul discorso della documentazione, che in Italia è poco utilizzata. Ecco, questa cosa qui, cioè quella di documentare quello che abbiamo fatto, o quello che stiamo facendo, come lo facciamo, è estremamente importante. L'altro giorno ho lavorato con Cody Rocky, ho la fortuna di aver acquistato diversi iPad qui con gli ultimi acquisti, e facciamo questo lavoro di usare il software di Cody Rocky con l'iPad e nello stesso tempo fotografiamo e filmiamo i lavori che facciamo, e questo verrà tutto dopo assemblato nel Book Creator, i video, le foto che fanno i bambini, le foto dei bambini che lavorano, come ho lavorato, il codice che ho scritto con Cody Rocky, per Cody Rocky, e questo è un grandissimo lavoro. A me già l'idea solo di poter fare questo lavoro ai bambini, perché è un software molto semplice, intuitivo, quindi i bambini ci possono lavorare tranquillamente, è veramente una cosa che mi dà proprio voglia di fare. Ecco, sì, ecco, se mi posso permettere, Lisa, solo una cosa, visto che mi ha lanciato l'assist Adriana, ho lanciato da poco tempo sul gruppo Coding Your Classroom Now, che penso sia conosciuto da almeno una parte di coloro che ci stanno ascoltando, una sfida, una bella opportunità, insomma, a me sembra bella, di creare una libreria di libri di coding, proprio visto che Adriana ha tirato in ballo la tematica del coding, sarebbe bello costruire come docenti italiani una libreria, perché no, poi condividerla magari con i colleghi stranieri, ecco. Era solo che coglievo l'opportunità per... Hai fatto bene, anche perché noi pensiamo sempre il coding si fa meglio all'estero, e nessuno osserva che di solito l'Italia è uno tra i paesi comunque più performanti per numero di attività e di appunto esperienze che vengono portate avanti anche grazie al professor Bogliolo, che avete appunto citato e che ha permesso una grandissima diffusione, quindi a volte finiamo per sentirci quasi fratellastri degli altri paesi europei, quando in realtà siamo bravi, quindi condividiamo pure, facciamo vedere agli altri paesi cosa si fa qui. Quindi... il Book Creator ci aiuterà in questo, per esatto, documentare le nostre attività. Esatto, grazie davvero. Io mi fermerei qui, visto che abbiamo abbondantemente sforato i tempi, però è stato davvero interessante, penso ce ne fosse bisogno, quindi grazie, grazie tantissimo per la vostra disponibilità. Thank you Siobhan, e soprattutto grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Le slide e la registrazione ve le inviamo via mail, quindi non disperate. Anche ciao, bye bye Siobhan, thank you. Bye bye. Bye. Ciao a tutti. Ciao.